Realizzati nuovi impianti di illuminazione a LED nei sottovia veicolari di Viale Oxford e Via Ritor Vergata, proseguono i lavori di adeguamento alle normative vigenti degli impianti di illuminazione nelle gallerie per migliorare la visibilità e garantire maggiore sicurezza per gli automobilisti. A Roma arrivano nuove ciclabili. Le nuove piste collegheranno Lungotevere Testaccio a Bocca della Verità, Viale delle Milizie a Lungotevere delle Armi, il tunnel di Santa Bibiana alla stazione Tiburtina, Piazzale Ostiense a Via dei Cerchi. Con queste nuove ciclabili verranno ampliati i collegamenti per chi sceglie di muoversi in bici. È in corso il progetto Metropoli Resiliente, oltre 20 appuntamenti tra agosto e settembre per giovanissimi alla scoperta del patrimonio naturale della città. Un ricco programma di incontri gratuiti con la natura, l'astronomia, l'arte, la lettura e il teatro, in biblioteche e musei civici, teatri, giardini, ville e parchi di Roma. Sono in corso e si concluderanno entro la fine di agosto i lavori di ammodernamento e sostituzione con lampanine a LED degli impianti di illuminazione dei sottovia veicolari di Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, Lungotevere dei Mellini, Lungotevere in Sassia, Ignazio Guidi e quelli da Piazzale Brasile fino a Piazza Fiume. Già terminati invece i lavori di illuminazione della Galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti. Sono oltre 10.000 i romani che hanno acquistato la MIC fino ad oggi, un successo in costante crescita per la card per chi vive e studia a Roma, che al costo di 5 euro per 12 mesi permette l'ingresso illimitato nel sistema dei musei civici di Roma. Riaprono dal prossimo 3 settembre fino a esaurimento posti le iscrizioni ai corsi formativi delle 4 scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Sul sito di Roma Capitale, sezione Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro, sono disponibili tutte le informazioni sui corsi in programma per l'anno formativo 2018-2019. Stanziati dal Campidoglio 18,5 milioni di euro per trasporti e mobilità tra gli interventi previsti con sblocca cantieri, la messa in sicurezza di strade e attraversamenti pedonali, ammodernamento delle stazioni metro A e B e progetti per isole ambientali e nuove corsie preferenziali. Entro l'anno saranno pubblicate le gare ed i lavori partiranno nel 2019. Prosegue la messa in sicurezza di circa 350.000 alberi di Roma. Oltre agli interventi del servizio giardini, per tutto il 2018 sono in essere due appalti. Il primo da 3 milioni e mezzo di euro per monitorare la salute di 82.000 alberi alti più di 30 metri. Un secondo da 250.000 per la potatura in supporto al servizio giardini. Un'ulteriore gara europea da 5 milioni si sta svolgendo sotto la vigilanza delle autorità anticorruzione. Prosegue la nuova raccolta differenziata high-tech con il supporto delle nuove tecnologie. È attivo un sistema con etichette elettroniche per registrare gli svuotamenti dei cassonetti porta a porta. Roma è la prima capitale europea ad averlo adottato nel quartiere ebraico e nei municipi VI e X. Grazie a questa nuova tecnologia sarà possibile far pagare di meno a chi ricicla di più.